Sapere, pertanto, lungi dal ritenersi autosufficiente, era aperto ad ulteriori rivelazioni ed appelli divini. Infatti non si vergognarono i magi di chiedere istruzioni ai capi religiosi dei giudei. Avrebbero potuto dire, ha precisato il pontefice, facciamo da soli, non abbiamo bisogno di nessuno, evitando, secondo la nostra mentalità odierna, ogni contaminazione tra la scienza e la parola di Dio. Invece i magi ascoltarono le profezie e accolsero il bambino Gesù che a Betlemme trovarono insieme con la madre e adorarono e venerarono. I magi, non tornando da Erode, ha proseguito il Papa nel corso dell'Angelus, scelsero come loro sovrano il bambino e lo custodirono nel nascondimento secondo lo stile di Maria, o meglio di Dio stesso, e così come erano apparsi, scomparirono nel silenzio, appagati ma anche cambiati dall'incontro con la verità. Avevano scoperto, ha concluso infatti il Papa, un nuovo volto di Dio, una nuova regalità, quella dell'amore. Nei saluti in lingua l'augurio del pontefice per i fratelli e le sorelle delle chiese orientali che celebrano domani il Santo Natale e il ricordo oggi della giornata missionaria dei bambini con il motto I bambini aiutano i bambini, un'iniziativa promossa da Papa Pio XII nel 1950. Prima di congedarci vi ricordo che domenica, nella festa del battesimo del Signore, Benedetto XVI presiede la Santa Messa nella Cappella Sistina e durante la celebrazione amministra il sacramento del battesimo ad alcuni bambini. Potrete seguire l'evento grazie alle telecamere del CTV a partire dalle ore 10. In chiusura il mio grazie va appunto ai tecnici del Centro Televisivo Vaticano e a quelli della Radio Vaticana che hanno reso possibile questo collegamento in diretta. A voi tutti buona Epifania nella luce del bambino di Betlemme, da Barbara Castelli.